Pronto? Buonasera. Da qua vediamo se mi vedete. Riuscite a vedermi? Dovrei essere in diretta. Buonasera. Vi chiedo solo di confermarmi se mi vedete. Stiamo fermando questo. Lo vediamo di qua. Forse adesso si vede meglio. Buonasera. Oh, Francesca, Katia, buonasera. Oh, adesso ci vediamo, finalmente ci siamo tutti. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici perché col computer non riuscivo a fare la diretta. Adesso ho provato col telefonino, ci riesco. Oh, buonasera a tutti. Innanzitutto buon anno, non ci sentiamo da un po' di tempo, anche prima delle vacanze, prima delle feste natalizie non ci siamo sentiti perché purtroppo ho avuto un'emergenza, un'urgenza sul lavoro, quindi non sono riuscito a partecipare. E quindi faccio gli auguri di buon anno adesso. Oh, perfetto, siamo ripartiti, siamo riusciti a ricollegarci. Grazie Cati, adesso quindi proseguo. Cosa parliamo questa sera? Io dunque direi che nell'anno passato abbiamo fatto parecchia teoria, e per coloro di voi che forse non fossero riusciti a seguire tutte le lezioni di teoria, le trovate tranquillamente sul mio canale YouTube. Quest'anno invece vorrei fare un pochettino più di pratica. E quindi vediamo se riusciamo a trasformare questa teoria in pratica. Come sapete, come molti di voi sapranno, io mi occupo molto di medicina olistica e questo è l'argomento che trattiamo su questa rubrica di Bridges of Light. L'anno scorso ho posto delle basi per poter capire il senso e che cosa significa medicina olistica. Quest'anno possiamo fare un lavoro insieme, quindi vorrei avere più un tipo di dialogo più che un monologo. In cui magari voi presentate dei casi, dei vostri casi, e sui quali poi insomma, lavoriamo insieme. Però prima di fare questo vorrei fare una breve meditazione. Purtroppo il nostro tempo è già andato molto oltre, ahimè, perché abbiamo avuto queste difficoltà di collegamento. Però adesso recuperiamo un attimo il tempo perso. Quindi prima di partire con questo lavoro in cui vi inviterei a presentarmi delle vostre problematiche su cui volete lavorare fisiche oppure delle problematiche non fisiche, ma comunque problematiche, sulle quali possiamo poi lavorare insieme. Un'altra cosa su cui lavoreremo in queste dirette in futuro sono i vostri sogni. Quindi se, come avevo suggerito lo scorso anno, avete cominciato a prendere nota dei vostri sogni, scrivendoli su un quadernino che tenete sul comodino, questi possono essere uno strumento utile di lavoro per il vostro cammino terreno, per il vostro cammino in questa incarnazione. Quindi direi a questo punto di fare una brevissima meditazione per centrarsi un attimino. Una meditazione direi di
di inizio anno. Buonasera Francesca, benvenuta. Allora, vi inviterei a chiudere gli occhi, a sedervi in una posizione eretta, quindi possibilmente non appoggiando la schiena sullo schienale, a lasciar cadere tutte le tensioni, le preoccupazioni, lo stress di questa giornata passata, proprio lasciarli cadere a terra, disfarvene, esattamente come si scrolla la neve da un impermeabile su cui c'è cascata sopra la neve, ve la scrollate di dosso, rilassate i muscoli, tutti i muscoli, quelli della schiena, quelli delle spalle, quelli del collo, i piccoli muscoli del viso. Cominciate a respirare con regolarità e profondità. E scavate uno spazio per voi stessi, uno spazio al termine di questa giornata di rilassamento. E adesso ponete il vostro guru, chiunque sia il vostro guru. La figura di riferimento a cui vi ispirate, ponetelo sopra alla sommità del vostro capo, alla chakra del vertice. Lasciate che questa figura vi ispiri in questo momento. Respirate profondamente, lasciate che il respiro scenda in profondità fino nelle pelvi. Sentite i piedi ben appoggiati a terra, quasi immersi dentro nel suolo della terra, profonde radici che vi ancorano. E ora, nel centro della testa, ponete la vostra immagine. Cosa vi aspettate da voi nel futuro? Per esempio, in questo anno che sta cominciando. Quali sono le qualità che volete emergano da voi in questo anno che sta sopraggiungendo, anzi, già sopraggiunto? E lasciate che la forza dello spirito passa attraverso il guru che avete sul vertice del capo, illumini, potenzi e rinforzi queste qualità, qualità che emanano da voi, che voi irradiate. In questo periodo si sente tanto parlare di guide spirituali, di divinità. Tanti parlano di divinità e di spiritualità. Ma in quanti di questi la fede è veramente forte e radicata? Spesso molti di questi, se vengono scossi, rivelano una mancanza di profondità. Andando dentro, voi potete percepire questo. Ramakrishna diceva che ci sono tre tipi di maestri. Il primo tipo di maestro ha delle vesti sontuose, eleganti, tutte adornate, con oro zecchino, e portano una quantità di rosari e di ornamenti spirituali sopra le loro vesti. Poi c'è un secondo tipo, anche loro vestiti elegantemente, anche loro con ornamenti spirituali, però questi
non indossano i rosari, le collane e gli ornamenti spirituali al di sopra del vestito, ma al di sotto. Poi c'è un terzo tipo di maestri spirituali che non indossano né vesti né ornamenti. Non hanno rosari, non hanno ninnoli attaccati al loro corpo. Questo tipo di maestri sono quelli che vanno dentro a se stessi in profondità, sono profondamente connessi dentro di loro, centrati e allineati. Non fanno particolari discorsi come gli altri due, non fanno particolari proselitismi, non raccontano tante cose sulla spiritualità. Però quelli che passano vicino a loro, o sono in loro presenza, rimangono profondamente toccati. Viene creato un impatto nelle vite delle persone che passano di fronte a questi maestri. E le cose cambiano. E quindi ritorniamo all'immagine, al centro della vostra testa, quell'immagine che avete posto dentro una sfera dorata, in un liquido caldo e dorato, nel quale galleggia questa vostra immagine. Un'immagine che viene sostenuta dal profondo, dallo spirito. Un'immagine che non ha bisogno di fanfare per affermarsi, ma vive in completa semplicità e umiltà. Ma da questa semplicità e umiltà emanano qualità particolari che toccano e influenzano l'ambiente intorno a voi. E quindi, con questo inizio di nuovo anno, con questo proposito, chiedendo alla creazione di sostenere e vivificare questa vostra immagine, vi chiedo adesso di fare dei profondi respiri, un respiro profondo che entri fin giù, fino nella pancia, fino addirittura nelle pelvi, fino all'osso sacro, all'apice dell'osso sacro. E mentre inspirate ed espirate, ritornate presenti sulla sedia su cui siete seduti. E quando vi sentite pronti, senza alcuna fretta, aprite gli occhi. Bene. Ci siete tutti? Spero che siete tutti qui. Se per caso qualcuno avesse difficoltà a rientrare, pensate al vostro dolce preferito, o al vostro dessert preferito, questo vi aiuterà a rientrare abbastanza rapidamente. Bene, a questo punto cominciamo il nostro lavoro. Se qualcuno di voi vuole lavorare su qualche, vuol capire il significato olistico di qualche malattia che vi riguarda o che riguarda persone a voi care, possiamo lavorare insieme su questo. Voi sapete che secondo il principio della medicina olistica le malattie non sono disgrazie, ma opportunità, o perlomeno almeno messaggi, messaggi che ci segnalano che qualcosa non è perfettamente allineato dentro di noi, che qualcosa richiama la nostra attenzione, qualche aspetto di noi richiede attenzione. E la malattia manifesta semplicemente il richiamo, come una spia che si accende nel cruscotto di un'automobile che ci richiama a un problema nella meccanica dell'automobile. In realtà non è la spia che ci dà fastidio, è il problema che c'è dietro. E così anche nelle malattie dobbiamo capire
che cosa sta dietro, che cosa sottende al disturbo fisico. Se volete farmi delle domande, io ben volentieri lavorerò con le vostre domande. Se qualcuno ha qualche sogno che ha fatto in questo periodo, soprattutto in questo periodo di inizio anno, questo è un periodo particolarmente significativo, questo periodo che abbiamo appena passato, della conclusione di un anno, l'inizio del nuovo anno, c'è una concentrazione particolarmente elevata di energie che scendono, che aiutano in questo tipo di cammino. E quindi se avete fatto dei sogni significativi in questo periodo e volete confrontarvi, volete parlare insieme, scrivetemi e così potrò lavorare. Purtroppo con questo mezzo non riusciamo. Cosa penso del forte dolore alla cervicale? Allora, Natalia, grazie per questa domanda innanzitutto. Dolore alla cervicale. Allora, come operiamo da un punto di vista olistico? Il medico olistico come lavora? Parte dal sintomo, ma capite, la malattia col suo sintomo per il medico olistico è semplicemente l'apice di un iceberg, è la punta dell'iceberg, che ha la sua importanza naturalmente, ma voi sapete che la parte sommersa dell'iceberg è 4-5 volte più grande della parte emersa. E quindi la parte importante è quella sommersa. Quindi i dolori cervicali riguardano la colonna cervicale. Come avevamo spiegato, e se per caso vi siete persi tutte queste spiegazioni, potete andare tranquillamente sul mio canale YouTube e trovate tutte le spiegazioni, tutte le chiacchierate che abbiamo fatto in passato, nei mesi passati dello scorso anno. Esiste un sistema energetico, che è quello dei chakra, di quel che sono nient'altro che dei vortici energetici, delle spirali energetiche, diciamo dei canali energetici, ma anche dei centri di direzione energetico che si frappongono tra l'ambiente esterno e gli organi interni. Sono gli organi del corpo energetico che vitalizza il nostro corpo fisico, cioè gli organi del corpo fisico, e ogni chakra corrisponde un determinato organo, determinato gruppo di organi che sottostanno alla direttiva di questi chakra. Allora, in che chakra siamo? I chakra sono 7, allineati, i principali sono 7, ce ne sono in realtà migliaia, ma quelli più importanti sono 7 allineati lungo l'asse della colonna vertebrale, e questi chakra sottendono, abbiamo detto, ciascuno a un certo gruppo di organi. La colonna cervicale rientra nel gruppo del quinto chakra. Ogni chakra ha un suo colore, ha una sua frequenza energetica, ma soprattutto è legato a una precisa tematica emozionale. La tematica emozionale che è collegata al quinto chakra è il quinto chakra funziona sostanzialmente come un grosso filtro. Immaginatevi un grosso filtro dell'aspirapolvere. È quello deputato alla comunicazione, sostanzialmente, da una parte, quindi la comunicazione che esce da noi verso l'esterno e la comunicazione che dall'esterno entra dentro di noi. Quindi è lo scambio delle nostre comunicazioni. Non in tutti questo chakra funziona in maniera cristallina. Gli organi che sono sotto la giurisprudenza, diciamo così, sotto il controllo del quinto chakra, sono la tiroide, la ghiandola tiroide, faringe, laringe e la colonna cervicale, pure fa parte di questo distretto. Quando si blocca la colonna cervicale? Quando si irrigidisce la colonna cervicale? Quando, ancor peggio, si formano delle ernie, delle protusioni, dei dischi che fanno parte della colonna cervicale? In genere, questo accade quando questa comunicazione è in qualche modo impedita. Può essere impedita fin dalle origini, può essere una comunicazione che ha avuto delle difficoltà fin dall'inizio della vita delle persone, quindi fino dagli anni dell'infanzia. In casa probabilmente c'era una difficoltà a sentirsi ascoltati, accolti o una comunicazione libera, aperta. Oppure potrebbe essere anche insorta più avanti negli anni, questa difficoltà di comunicazione con l'ambiente esterno, con le persone che ci circondano, con le persone con cui abbiamo
relazioni. Un altro campo che riguarda il quinto chakra è la capacità di occupare il proprio spazio con responsabilità. C'è un altro chakra che si occupa delle tematiche di spazio, ma queste sono le tematiche di spazio geometriche, le tematiche di spazio di vita, e quello è il secondo chakra. Il secondo chakra accade che persone, per farvi un esempio di come può essere squilibrato la situazione del secondo chakra, abbiamo da una parte JR, quello che dice tutto mio, quindi occupo tutto lo spazio possibile e disponibile, con ben poco rispetto dello spazio che devono occupare gli altri. Oppure all'altro estremo di un secondo chakra ci abbiamo le persone che si rendono invisibili, che hanno paura a farsi vedere, a mostrarsi nella vita, cercano sempre di nascondersi da qualche parte. Queste sono le tematiche di spazio effettivo. A livello del quinto chakra si parla di uno spazio diverso, uno spazio occupato responsabilmente, cioè di essere capaci di gestire con responsabilità il proprio spazio. Quindi direi la tematica di comunicazione e la tematica dell'occupazione responsabile dello spazio sono quelle che in qualche modo sono coinvolte quando abbiamo disturbi di organi o strutture che sono sotto il governo del quinto chakra. Adesso bisognerebbe capire nel caso specifico che tipo di disturbi ci sono. Attacco un attimo l'energia, perché qui il telefono fa un po' carenza di energia, allora lo colleghiamo, un secondo solo, eccoci qua. Quindi, dicevamo, quinto chakra. In che modo, se abbiamo degli studi della colonna del quinto chakra, ci possiamo fare delle domande precise, per esempio, in che modo io mi esprimo completamente in maniera veritiera e sincera. In che modo le persone percepiscono quello che io veramente ho dentro? Quanto una maschera esteriore mimetizza ciò che io realmente sento e provo interiormente? E poi altre domande che potremmo farci sono: io sono responsabile dello spazio che occupo, gestisco il mio spazio, il mio ambiente, il posto in cui mi trovo, in cui la creazione mi ha messo, lo gestisco in maniera responsabile? Oppure lascio che altri gestiscano il mio posto? Lascio che altri abbiano in mano la gestione del mio tempo, delle mie cose, dei miei impegni, delle mie responsabilità? Quindi queste domande io mi porrei di fronte a una persona che ha problematiche di colonna cervicale. Siccome poi la tematica riguarda un problema in genere di rigidità, in che modo la nostra comunicazione è rigida? In che modo abbiamo subito delle comunicazioni rigide nello sviluppo della nostra vita? In che modo noi gestiamo in maniera rigida il nostro spazio? Quindi entrano in gioco tematiche tipo la tolleranza, tipo la pazienza, tipo l'accettazione. Tutte queste cose vanno considerate un attimino in presenza di questa rigidità, di questa tematica della colonna cervicale. Bene, avete per caso altre domande? Volete chiedermi qualcosa? Qualcuno ha qualche sogno con cui lavorare? Non siete timidi, è una buona opportunità, direi, per poter esaminare alcune tematiche in maniera un po' più approfondita di quanto probabilmente succede quando vi rivolgete a una struttura ospedaliera, a un pronto soccorso, insomma. Prego Natalia, spero di avere in qualche modo esaurito questa tua curiosità, questa tua domanda.
Se ci sono altre domande, rispondo ben volentieri. Credo che siamo in no, 11, adesso siamo in 11. Avete qualche domanda, qualche interesse specifico in questo campo? Allora, Graziella, arrivano un po' di domande. Graziella mi dice: ho avuto la rottura di un aneurisma cerebrale 2 anni fa, sono stata molto fortunata, operata 2 volte, adesso sto bene, ma non riesco a rimuovere la paura. Può essere legata alla parte che è stata colpita? Allora, Graziella, no, direi di no, direi che non credo che sia legata alla parte che è stata colpita, penso che piuttosto ci sia una correlazione tra la paura e la parte che poi è stata colpita, nel senso che in queste domande che tu mi fai nascere prima la lesione fisica e poi dopo la paura. Io invece penso che la paura fosse a monte, sia a monte della parte fisica colpita. Un aneurisma cerebrale riguarda il cervello. Il cervello è un organo sotto il distretto del sesto chakra, in parte del settimo, ma del sesto chakra. Sarebbe interessante sapere in che parte del cervello si è avuto questa rottura, ma che cos'è un aneurisma che si rompe? È una zona di debolezza, una zona di debolezza in un vaso del cervello, che proprio perché ha in quel punto la parete indebolita, tende a formare una piccola ciliegina, si dilata e in presenza un attacco ipertensivo, perché in genere alla rottura dell'aneurisma cerebrale sottende sempre un alzamento della pressione sanguigna. Questo innalzamento all'interno del tubo, in questa zona di debolezza, può provocare appunto la rottura della parete in quel punto, e quindi ecco che come un piccolo idrante il sangue esce, un po' come avere un idrante contro un grosso budino e tende un po' a distruggere. Però, grazie alla vedo che tu ce la racconti, che hai superato bene il problema, quindi vuol dire che fortunatamente l'idrante non ha fatto dei danni enormi. È stata un'emorragia subaracnoidea, certo, perché il sangue che è uscito poi si è raccolto in questo spazio, al di sotto della membrana dell'aracnoide. Allora, non è semplicissimo qua. Quando c'è in di mezzo il cervello non è poi così semplice, però chiediamoci un attimo: qui abbiamo un confronto tra una zona di debolezza, che è l'aneurisma, in genere congenita, quindi vuol dire qualcosa che noi ci portiamo fin dalla nascita, e quindi vuol dire che nel bagaglio con cui veniamo al mondo c'è questo problema dell'aneurisma. Noi sappiamo che le conseguenze di quello che noi viviamo in queste vite non dipende solo da ciò che facciamo in queste vite, ma ha anche a che fare con qualcosa che può essere legato a precedenti esistenze, o è legato a volte con le tematiche incarnazionali legate all'albero familiare, delle famiglie da cui siamo originati, e altre volte ci sono tematiche legate proprio ai problemi archetipici tipici della natura umana. Quindi sono molteplici le cause. Le cause di questa cosa. Graziella mi aggiunge: durante il coma ho visto un mare di cose. Benissimo. Allora, molte persone che vanno in coma, quando poi ritornano, raccontano delle esperienze interessanti. In realtà le raccontano con parsimonia di solito, perché non sono così desiderosi di raccontare queste cose. A me è capitato di
parlare con molti pazienti che hanno avuto problemi di questo tipo, che sono andati in coma, e che una volta tornati hanno visto un sacco di cose, ma non le hanno raccontate quasi nessuno. A me le raccontavano perché si sono accorti che era una persona con cui si poteva parlare, era uno di quei medici con cui si poteva parlare di queste cose, perché in altre circostanze avevano paura di essere non creduti o non presi sul serio, o peggio ancora presi per matti. Per cui molto spesso chi ha queste esperienze come Graziella se le tiene queste esperienze di cose. Alcuni non hanno cose da raccontare, però quello che succede molto spesso è che dopo il ritorno da un coma la vita cambia. Molti parametri vengono cambiati. Quindi supponiamo che noi siamo nati con questa valigetta in cui abbiamo questo problema, problema che ha a che fare per esempio col controllo del pensiero, il modo in cui utilizziamo la mente, il modo in cui vediamo le cose o il modo falsato in cui vediamo le cose. E noi siamo nati con questa roba qui. E in questa incarnazione, prima di nascere, abbiamo preso accordi sul programma di studio che ci portiamo dietro in questa vita, e abbiamo deciso che in questa vita miglioreremo delle cose. Cominciamo la nostra esperienza. In genere nei primi anni le esperienze che si vivono sono abbastanza legate a tematiche che raccogliamo incarnazionali dalla famiglia in cui originiamo e da vite precedenti, e quindi arriviamo a un certo punto in cui vediamo che magari la situazione non lo vediamo coscientemente, il nostro spirito lo vede, e vediamo che non riusciamo a progredire, ed ecco che viene attuata una procedura di reset. Avete presente quei pulsantini che stanno dietro molti apparecchi che dicono resetta un po' l'origine? Ecco, il coma, l'aneurisma che si rompe, è un processo di reset. Ed è un reset, fortunatamente, perché a volte il reset è totale, per cui si termina con questa incarnazione e poi se ne prende un'altra, si ricomincia con un'altra incarnazione. Invece nei casi come quelli di Graziella c'è la possibilità di poter ritornare qui dopo questa esperienza, questo reset, quindi di rivedere e ripartire con le cose in maniera diversa da come erano prima. E quindi adesso poi sarebbe interessante che potessimo chiacchierare un po' con Graziella per vedere che cosa. Quello che però è strano è questa paura, perché di solito chi torna dal coma non ha paura, perché ha sperimentato uno stato, è andato vicino a quello che c'è dopo questa esistenza terrena, quindi difficilmente prova paura. Quindi a questo punto dobbiamo chiederci perché Graziella ha questa paura, se fosse proprio la paura la tematica su cui dobbiamo lavorare, se fosse questa che ha condizionato in qualche modo la pressione alta e gli sbalzi pressori che poi hanno fatto saltare l'aneurisma. Noi sappiamo benissimo che la paura non favorisce una buona vita. Spesso quando chiedo qual è l'opposto dell'amore, quando facciamo i corsi chiedo qual è l'opposto dell'amore, molti rispondono l'odio. L'odio è considerato universalmente l'opposto dell'amore, ma in realtà non è l'odio l'opposto dell'amore. L'opposto dell'amore è proprio la paura, perché se voi ci pensate, l'amore è una forza universale. Usciamo un attimo dal concetto di amore come concetto sentimentale nelle relazioni. L'amore è una forza molto più potente di quella. È una forza che mantiene tutto nel creato così com'è. L'amore è vita, sostanzialmente. Anzi, aspetta che vi leggo. Stamattina, proprio stamattina, ho pubblicato su Bridges of Light, non se lo ritrovo, ho pubblicato un pensiero che sta su un libro di massime che io uso tutte le mattine, che leggo tutte le mattine, nei quali ci sono dei pensieri che ispirano. E quella di stamattina, se riesco a trovarla, eccola qua. Vi leggo che cosa dice. Senza fede non puoi avanzare lungo questo cammino spirituale. Senza fiducia, Graziella, ascolta bene, senza fiducia non c'è amore. E senza amore
la vita è vuota. Schiudi il tuo cuore e lascia scorrere incessantemente l'amore, anche se la vita può sembrare difficile in superficie. Elevati al di sopra delle condizioni e delle circostanze esterne dell'esistenza, fino ai regni dove tutto è luce, tutto è pace, tutto è perfezione e dove non esiste più alcuna separazione. Devi compiere questa scelta e realizzarla. Non permettere a nessun fattore esterno di scoraggiarti. Non permettere a nessun fattore esterno di scoraggiarti. Osserva lo splendore celato come un doppio fondo d'argento dietro ogni nuvola scura e concentrati su di esso fino a che la nuvola stessa non sia dissolta. Impara a librarti come una allodola, lontano e sempre più in alto, intonando canti di lode e di ringraziamento. Non ti aggrappare alle vie di questo mondo, al materialismo nella vita. Sono le vie dello spirito che davvero contano. Inizia fin d'ora a vivere attraverso lo spirito e a camminare lungo i suoi sentieri. Come vedete, questo pensiero è estremamente attuale nella situazione che noi stiamo vivendo in questo momento. In questo momento c'è molto condizionamento dei fattori esterni. E questo, se uno non è ben radicato con i fattori interni, porta alla paura. Questo è inevitabile. La fede è quella che ci consente di avanzare. Più fede c'è e meno paura c'è. Più paura c'è e meno fede c'è. Quindi, Graziella, come vedi, in questo passaggio che ho letto, c'è un certo punto che dice elevati al di sopra delle condizioni e delle circostanze esterne dell'esistenza, fino a regni dove tutto è luce, tutto è pace, tutto è perfezione, dove non esiste più alcuna separazione. Molti di quelli che vanno in un coma raggiungono spesso questo livello. Quando tornano hanno una pace e una serenità notevole. Però, sai, esistono diversi livelli. Quando si va in coma è come prendere un ascensore e salire a dei piani. E insomma, dipende un attimino da quale piano raggiungiamo, perché possiamo scendere al primo piano, al quinto piano, su in cima, vicino al terrazzo. Quindi, Graziella, hai visto un sacco di cose. Hai sperimentato che ci sono realtà diverse. Quando tu eri in coma, dov'era il tuo corpo fisico? Le preoccupazioni materiali dov'erano? Tutto quello di cui ti preoccupavi fino a un secondo prima che scoppiasse l'aneurisma, che importanza aveva in quel momento mentre tu eri in coma? Nessuno, perché non eri consapevole e cosciente di tutte le problematiche esterne che il tuo corpo fisico stava vivendo. Altri si prendevano cura del tuo corpo fisico, esattamente come accade per i bambini, e tu eri in un'altra dimensione in quel momento, esattamente come tutti siamo in un'altra dimensione quando la notte poi andiamo a dormire e poi ci risvegliamo al mattino e diciamo: ah, ho sognato, adesso sì che sono tornato alla realtà. Però qui la domanda è: qual è il sogno, qual è la realtà, qual è la condizione reale? Questa qui o era quella di quando eri in coma? Quindi, insomma, come vedi, ci sono tante considerazioni. La paura, secondo me, era precedente e questa esperienza di coma non è riuscita a fartela passare. La paura, dicevamo prima, è l'opposto dell'amore, perché l'amore è una forza che spinge verso la vita, verso il mantenimento della vita, verso l'alimentazione della vita. È come un motore che propelle la vita in avanti, la fa fluire, la fa muovere, la fa scorrere. Mentre la paura possiamo immaginarla come un grosso frenamano. La vita è la forza esattamente opposta, rallenta, tira indietro, blocca. E quindi è la vera antagonista, la vera nemica dell'amore. Però, come leggevamo prima in quel brano che vi ho letto, una vita senza amore, come dice qua, senza fiducia non c'è amore, e senza amore la vita è vuota. Quindi la vita basata sull'ego che è legato alle cose materiali e che di necessità vive sostanzialmente su due aspetti, sono due i motorini che spingono l'ego, uno è il desiderio e l'altro è la paura.
e in questa lotta costante tra desideri e paure si incastra, si inanella la vita della maggior parte, purtroppo, delle persone. Quindi tutta questa cosa che è accaduta dovrebbe non solo insegnarti a lasciare andare la paura, ma essere una messaggera del fatto che la paura non solo non serve, ma anzi danneggia pesantemente la vita e rende la vita vuota, perché la fa diventare una vita senza amore. Bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Katia mi chiede qualcosa relativa alla tachicardia. La tachicardia, cos'è la tachicardia? La tachicardia. Ah, aspettate. La tachicardia. Vedo che adesso sono arrivate tante domande alle quali purtroppo non posso rispondere, ma vi prego di tenerle presenti perché alla prossima volta che ci incontriamo, una per una io vi risponderò. Ah, Graziella, adesso dicevo. Ho la sensazione di essere cambiata a livello caratteriale. Ho fatto sempre sogni premonitori sin da piccola. La stessa cosa è successa durante il coma. Sembra proprio tutto ciò che sta succedendo con il Covid. Le avevo raccontate e sembravano prive di logica. Adesso hanno un senso. Questa cosa mi preoccupa un po'. Ma no, Graziella, perché devi preoccuparti? Tutti noi viaggiamo in dimensioni che sono diverse. Appunto, prendiamo questi ascensori, viaggiamo e tutte le notti andiamo a finire in altri piani in cui percepiamo altre realtà. E in questi piani spesso il tempo e lo spazio non hanno alcun significato, il tempo e lo spazio hanno significato solo in questa dimensione in cui viviamo materialistica, capisci? Quindi non. Tempo e spazio sono relativi a questa situazione che viviamo come corpo fisico, con questa tuta spaziale biologica con cui ci muoviamo su questa terra. Hai fatto dei sogni premonitori, vuol dire che vai in dimensioni senza spazio, senza tempo, in cui le vicende vengono percepite tutte insieme, c'è un unico presente. E che tu abbia percepito quello che sta succedendo col Covid non deve far paura, capisci? È una situazione assolutamente normale, è molto più normale che un essere umano con i poteri che ha riesca a fare una cosa di questo genere, di quanto sia normale il fatto che invece ci siano qui milioni, miliardi di persone in questo momento terrorizzate, spaventate, in qualche modo spesso strumentalizzate dalle notizie che vengono fatte circolare e che vivono in una grande paura che sicuramente non favorisce le resistenze organiche a una malattia, ma anzi gli apre le porte. Quindi, Graziella, per concludere, direi non ti preoccupare, le cose che hanno senso o che non hanno senso non le capiamo immediatamente. Il senso del tutto probabilmente lo capiremo quando avremo una visione molto più ampia, ma per avere una visione più ampia dovrebbe essere una visione dall'alto che abbraccia tutte le nostre esistenze. Allora potremo spiegare tutti gli avvenimenti che accadono nelle nostre vite. Adesso vi ringrazio perché vedo che siete in tanti, che siete arrivati. Nel frattempo, vedo tante domande, tanti casi su cui si potrebbe lavorare. Magari vi chiederei la prossima volta, notatevele subito e quando partiamo, speriamo in tempo la prossima volta, perché questa volta abbiamo avuto un po' di problemi tecnici col computer, non riuscivo a collegarmi, sono dovuto collegare col computer. Però la prossima volta partiremo, speriamo in tempo. E magari analizziamo un po' tutti questi aspetti. Per finire con Katia, che ho lasciato in sospeso sulla tachicardia. La tachicardia riguarda il cuore è un organo che appartiene al distretto del quarto chakra. E nel quarto chakra ci sono due tematiche fondamentali, che sono quella della tristezza e quella di legame. In particolare la tristezza è più legata ai polmoni, che sono sempre nel quarto chakra, ma sono organi diversi dal cuore. Le tematiche legate al cuore sono le tematiche di legame. Cosa sono i legami? Tutti noi siamo legati ad altri, che ci piaccia o che non ci piaccia, siamo comunque legati a tutti, anche quando uno ci taglia la strada in macchina e alziamo la mano mandandola a quel paese, abbiamo già creato un legame con quella persona, anche se non la conosciamo, non la vedremo mai più, non sapremo mai più neanche chi è. Però voi capite che i legami con cui siamo legati sono tanti.
tachicardia rappresenta un'accelerazione del ritmo cardiaco, quindi non c'è equilibrio. Il ritmo cardiaco è governato da un pacemaker naturale che abbiamo tutti nel cuore, che dà l'impulso fin da quando nasciamo fino a quando moriamo, quindi è un impulso costante che ci accompagna tutta la vita. Ed è un impulso che dovrebbe teoricamente avere una sua regolarità, un suo equilibrio. Se usciamo da questo equilibrio, possono succedere fenomeni, o come la bradicardia, in cui si rallenta molto il ritmo, o come la tachicardia. E anche qui esistono tanti tipi di tachicardie. Però sostanzialmente, se vogliamo andare alla radice dell'iceberg, abbiamo a che fare con tematiche di legame. Quindi legame sostanzialmente vuol dire capacità di perdonare, di tagliare questi fili invisibili che ci tengono legati a delle persone, che ci impediscono di vivere in pace e in serenità. Ed ecco che allora i ritmi si alterano, ecco che il cuore comincia a battere come un matto, perché va in squilibrio. Il perdono, cos'è il perdono? Il perdono è un regalo, è un dono. C'è dentro la parola dono, no? Vede dal latino, perdono, attraverso un regalo. Ma un regalo che facciamo a chi? Quando noi perdoniamo, chi è che facciamo? A chi facciamo un regalo? Lo facciamo alla persona che stiamo perdonando. Anche, ma soprattutto il regalo ce lo facciamo a noi stessi. Il regalo è un regalo che noi facciamo a noi. Quindi, Katia, fatti un grosso regalo adesso per cominciare quest'anno. Il grosso regalo è lascia andare i legami che ti tengono attaccata, che creano un attaccamento a delle persone che non lasci andare, di cui non lasci andare i torti che hai subito o i presunti torti che hai subito. Quindi questa malattia ti viene a segnalare la necessità di trovare pace e serenità attraverso il perdono. Trovando pace e serenità, il cuore può rientrare nel suo ritmo naturale, può rientrarci da solo. Io con tutto quello che vi sto raccontando, non è che dico che poi non bisogna fare le procedure mediche necessarie. A volte la tachicardia richiede l'ablazione del fascio di His, cioè di quel tratto che porta le informazioni dal segnapassi al cuore, alle fibre cardiache. Tutto questo va fatto, ma capite, tutti questi sono lavori sulla punta dell'iceberg, lavori importanti, essenziali, fondamentali, quindi non vi sto dicendo di non farli, vi sto dicendo di farli. Però se volete capire di più di quello che c'è dietro la vostra malattia, ecco che allora bisogna mettersi le bombole, immergersi e andare giù a vedere cosa succede nella parte sommersa dell'iceberg. Vedo che sono le 20:38, non vorrei rubare spazio a chi segue dopo di me, credo che ci sia Sara, stasera Sara Verderi che parlerà dopo di me, e quindi vi lascio in ottime mani, in splendida compagnia. Noi ci sentiremo fra un mesetto circa. D'ora in poi questa trasmissione sarà così, quindi prenderò spunto da storie che mi raccontate voi e le sviscererò. E vi darò delle chiavi di lettura che possono essere applicate. Purtroppo non in ogni serata riusciremo ad analizzare i problemi di tutti, però insomma, pianin pianino vedremo di affrontare tutte le tematiche, un po' per volta cercherò di dare retta a tutti e pian piano di esaminare i problemi che mi sottoporrete tutti quanti. Per il momento vi ringrazio, vi auguro una buona serata, di nuovo un 2021 prospero e felice e pieno di luce, ma questo dipenderà anche molto da voi, non dagli attacchi esterni. E quindi buona serata e a presto.